Innanzitutto vorrei che sappiate i nomi, Roberto, Carlo, Emiliano, quantomeno insomma se volete chiedere qualcosa potete chiedere direttamente. Credo che per quanto riguarda il vostro compito sia quello che generalmente noi facciamo per lavoro, quello di formare persone che poi debbano utilizzare questi sistemi, montarli, no? Per cui in qualche modo l'ideale è, innanzitutto oggi si parla sempre più fortunatamente e frequentemente di sicurezza, illustrare il fatto che sono lavori che prevedono i dispositivi di sicurezza, perché comunque si va a lavorare in cantiere, per cui in maniera particolarmente veloce si elencano quelle che sono le dotazioni di sicurezza standard che vanno usate prima di entrare in cantiere, per qualsiasi lavoratore che entri in cantiere. Poi, per quanto riguarda i sistemi in cartongesso che andrete a illustrare, sarebbe carino illustrare innanzitutto quelli che sono gli strumenti che servono per poter poi effettuare questo tipo di lavorazione, perché sono strumenti dedicati al montaggio del cartongesso. Cioè il cartongesso è una delle problematiche per assurdo la sua semplicità intuitiva di montaggio, quando invece sopra vi hanno dato già dei cenni su quelle che sono invece corrette sistemi di montaggio e prevedono giustamente delle attrezzature particolari fatte ad hoc per il cartongesso. Cartongesso, come ha detto l'ingegner Dalamonti, sono fogli di intonaco pronto, per cui questo intonaco pronto viene montato nel caso delle pareti su strutture verticali, telai in acciaio, e viene avvitato. L'avvitatura viene effettuata con degli avvitatori, ma sono avvitatori fatti apposta per il cartongesso. Hanno dei puntali che prevedono che il cono della testa della viga entri nel cuore della lastra spingendo la carta del pannello addosso alla struttura metallica. Cioè l'idea di poter avvitare con un avvitatore che non sia adatto al cartongesso può dar luogo a lesioni sulla carta, perché si entra generalmente più del dovuto all'interno della lastra per evitare problemi di stuccatura. Ma il problema grande è che una volta che la vite ha tagliato la carta, meccanicamente non c'è più sostegno da parte della lastra. In verticale la cosa è poco preoccupante, quando sei in orizzontale il pannello sui controsoffitti c'è un grosso problema, perché effettivamente poi il pannello è momentaneamente appeso. Banalmente, metri a nastro o metri in legno o in plastica, entrambi, perché effettivamente finché si aggancia il metro per poter prendere misure di distanze o quant'altro, può tornare comodo il flessometro, ma se devo prendere una misura sulla parte curva il flessometro diventa una cosa abbastanza improbabile, per cui non è che c'è un metro più adatto. I metri, giustamente, se uno può disporre di entrambe le tipologie di metro, insomma, ha l'opportunità di prendere la misura sempre senza essere troppo approssimativo. Taglierini, cattere, il cartongesso è un pannello intonaco pronto, ribadisco il concetto, banalmente si taglia facilmente, si incide, la carta è quella che tiene meccanicamente il pannello rigido, per cui una volta che incido la carta su un lato si spacca tranquillamente dall'altro. Ci sono diverse tipologie di taglierini, di cutter sul mercato. Ultimamente, con l'avvento delle lastre particolarmente dure, si è diffuso l'uso di questi taglierini un pochino più grandi, da 24 mm. Generalmente questo era il vecchio caro taglierino del cartongesso da 19 mm. Che differenza c'è? Cioè, voi giustamente è bene che le sappiate queste cose. La differenza è che questo è un pochino più rigido perché è più spesso, più grande. Questo è un pochino meno rigido ma più sottile. Per cui per quanto riguarda le lastre quelle standard, cartongesso normale, continua ad essere preferibile un taglierino che seppur più piccolino è anche più sottile, per cui incide più facilmente la lastra di questo che l'attimino più spesso. Per cui questo comunque prevede una forza maggiore. Comunque, a prescindere da queste piccolezze, i taglierini, seghe, il pannello è una sorta di pannello similare a qualcosa che somigli al legno, per cui quando si taglia un pannello per tutta la sua lunghezza si incide, si piega, si spacca e si taglia la carta dietro, dopo vediamo come si fa. Qualora c'è da fare un taglio che non sia prettamente dritto, bisogna intervenire con qualcosa che ci permetta dei tagli che non siano per tutta la lunghezza della lastra, per cui tagli a bandiera in occasione delle porte, poi li vedremo. Per cui delle semplici seghe, simili a quelle che si usano per il legno, con la dentatura similare a quella del legno, ma che taglia facilmente il cartongesso. Piccole accorgimenti, abbiamo una punzonatrice, questa è un attrezzo che permette il fissaggio delle strutture verticali sulle guide orizzontali a terra e a soffitto quando si fanno le pareti. Questa generalmente è un sistema di fissaggio non fissaggio, nel senso che permette di tenere fermi i montanti, ma qualora
c'è un problema, bisogna spostare un contratto, si può sganciare, per cui è una sorta di piccolo aggancio. Perché non si fissano in maniera meccanica con le viti? Perché effettivamente le strutture nostre non sono strutture portanti, lavorano all'interno di strutture portanti, per cui solai, pilastri, ci sono, quando si fa una parete, giustamente la parete va dal pavimento al soffitto, qualora arrivi fino al soffitto, e nel caso in cui arrivi fino al soffitto, poi subisce quelle che possono essere i movimenti delle strutture portanti, per cui compressione dei solai, per cui i montanti non vanno mai fatti lunghi fino a tutta altezza, perché altrimenti gonfierebbero in caso di compressione. La punzonatrice permette, malgrado la lunghezza non sia l'intera lunghezza, di tenerlo fermo finché non si avvitano le lastre. Da quel momento in poi però gli permette quel movimento che evita la compressione della parete. Per cui la punzonatrice è uno degli accessori degli attrezzi utilizzabili. La trancia per i pendini, perché effettivamente i pendini generalmente, quelli nominali, sono da 4 mm, per cui lì si possono tagliare anche con le forbici, ma si distruggono le forbici. Per cui giustamente, visto che ci sono gli attrezzi, è il solito discorso che facciamo sempre quando facciamo questi corsi, è si può tranquillamente utilizzare un paio di pinze per svitare un bullone, ma se prendiamo la chiave sua, insomma, il dado si stringe più facilmente. Per cui trancia, forbici. Le strutture si usano per lavorare il cartongesso, generalmente sono 6 decimi. I 6 decimi sono facilmente tagliabili con forbici da lattoniere, forbici per strutture di cartongesso. Le cesoie permettono di tagliare il metallo come se fosse carta. C'è bisogno di qualche piccolo espediente, che è quello di lasciare le lame sempre particolarmente perpendicolari al metallo, altrimenti col tempo tendono ad allargarsi. Si tende sempre a tenerle perpendicolari al metallo, così fanno il loro dovere. Per cui è questo il problema del cartongesso, che è un materiale che per essere montato ha bisogno di poche attrezzatura e è abbastanza intuibile, è banalmente semplice, non è pesante, non sono strutture pesanti, i pannelli stessi non sono particolarmente pesanti, però è anche il suo problema, perché tutti si avventurano in maniera tranquilla a farlo anche se non hanno nozioni di causa. Per cui forbici, cutter, metro, livella. Se non vogliamo utilizzare la classica livella per prendere giustamente i piani orizzontali o verticali di una parete o di un soffitto, ormai oggi è disponibile, insomma, gran parte di laser di tutte le tipologie autolivellanti, e sarebbe opportuno, anche se poi insomma il caro vecchio principio dei vasi comunicanti col tubo, come si usava una volta per segnare i piani di un soffitto, non è che sia sbagliato, è semplicemente una questione tempistica. Uno piazza un laser e nel giro di qualche secondo ha tutto il piano illuminato in maniera particolarmente rapida. E poi oltre a questi, insomma, si possono nel tempo prendere in considerazione ulteriori attrezzature, ma che diventano non fondamentali. Diciamo che i fondamentali sono quegli attrezzi che abbiamo ad essere in grado. Gli avvitatori, per il discorso che abbiamo fatto prima, che per avere l'opportunità di stare a controllare quanto avvitiamo una lastra ogni volta, si possono utilizzare avvitatori con la battuta. Sono registrabili. Uno, una volta che ha messo la prima vite e scopre qual è la precisione di introduzione della vite, da quel momento in poi ci pensa la battuta a tenerlo fermo. Un posatore mediamente posa una squadra di posatori, una quarantina di metri di controsoffitto, un'ottantina di metri di parete, dipende, no? Per cui si riescono ad avvitare anche 1000-2000 viti al giorno. E l'idea di dover controllare ogni vite quanto è stata avvitata rispetto a non pensarci ad avvitare è sicuramente la cosa migliore. E poi questi nascono anche come numero di giri al minuto, fatti apposta per girano almeno a 4000 giri al minuto, non so questo quanto giri. 4.500. Perfetto, almeno 4000, perché i produttori di viti, generalmente, non so, nel caso nostro noi commercializziamo viti, però fondamentalmente insomma anche il produttore, le fabbrica supponendo che comunque vengano inserite ad un numero di giri superiore a 4000 giri. Questi a batterie difficilmente, questa tipologia di avvitatore, riesce a girare a quella velocità, per cui mettendo 1000-2000 viti al giorno, spingere le viti come se fossero chiodi o avvitarle come se fossero banali viti, cioè, mostra una bella differenza. Per cui diciamo che questo è fondamentale per avvitare il cartongesso, questo è diciamo un'ulteriore opportunità per avvitare i tasselli, per svitare, perché nel caso dell'avvitatore del cartongesso questo finché non subisce pressione non gira la punta,
per cui nel caso dei Dazzelli l'opportunità di avere un abitatore che gira sempre in entrambi i versi è comoda. Altre attrezzature, matite, sicuramente le matite, perché giustamente uno per fare segni si troverà in situazioni dove il pavimento magari non esiste ancora un solaio, per cui diverse tipologie di matite in funzione di quelli che sono i supporti su cui si va a scrivere, per cui matite più o meno morbide, ma comunque matite che consentono di segnare, una volta prese le misure, i piani e le linee lungo, poi verrà tracciata la linea per fare la parete e per unire i due punti di un tracciamento generalmente si usa un antiquato ma sempre funzionante filo tracciante, che non è altro un pezzo di spago con dell'ossido colorato, per cui si tende il filo tra i due punti segnati, si dà modo di renderlo un attimino elastico, a quel punto per inerzia lascia traccia un segno che perfettamente congiunge perfettamente i due punti, ma tanto questo lo vediamo pure montando qualcosa. Ci sono due tipologie di strutture, una struttura per montaggi orizzontali, per cui il controsoffitti, che inevitabilmente è differente dalle strutture che vengono usate per fare pareti o contropareti, in quanto meccanicamente il sistema cartongesso e struttura deve collaborare per poter sostenere il carico della parete e i carichi previsti dalla parete. Qui abbiamo una struttura sola come tipologia per parete, che è il 75-50. Sul mercato esistono anche il 50-50, ma esiste anche il 50-100 o il 50-150. Perché usare un profilo piuttosto che un altro? Dipende dagli impianti che dobbiamo mettere all'interno, che se è un semplice impianto elettrico basta anche la struttura 50-50. Qui già è necessario avere una struttura per bagni dove passano le tubazioni e i tubi di scarico. Abbiamo il 100 e il 150, ma questo quando dobbiamo raggiungere delle altezze molto alte per il discorso statico. Allora si usano profili di sezione di dimensione maggiore, di sezione maggiore, che questo è un 6 decimi, ma abbiamo anche i profili da 8 decimi o da 10 decimi. Se poi non è neanche ancora sufficiente perché dobbiamo raggiungere i 10-12 metri, si riducono l'interasse dei montanti. Normalmente si mettono a 60, ma si possono mettere i montanti a 40 o a 30, che è sempre un sottomultiplo di 1,20 m, che è la larghezza della lastra. Qui adesso poi le strutture si differenziano tra guide da 75-40 e sono vuote, vedi, guida U, che vengono applicate a pavimento e a soffitto. Sui laterali vengono messi i montanti AC perché hanno un risvolto all'interno, vedete. Questo, tutti i montanti 50, 75 hanno questa tipologia. Il monoadesivo e il biadesivo, dove qui abbiamo per il profilo da 75, abbiamo per il profilo da 50, esiste per quello da 100, quello da 150 ne usiamo due da 75 e poi c'è anche questo sottile, ma sono per i controsoffitti. Cosa fa questo? Mi va a chiudere l'irregolarità del pavimento con la linearità del profilo e mi migliora l'isolamento acustico di una parete. Metterlo o non metterlo, diciamo, guadagniamo, perdiamo 2 decibel, che a livello acustico non è poco, è quasi il doppio di isolamento, e vengono incollati su tutto il perimetro della stanza, non vengono messe nei montanti interni, soltanto sul dietro vengono incollati e sul dietro dei montanti sul perimetro. Allora, c'è mono o biadesivo? Il biadesivo quando è che lo utilizziamo? Quando dobbiamo realizzare una parete in un appartamento dove non vogliamo bucare il pavimento. Allora si pulisce, si toglie la polvere, si applica, si toglie la seconda pellicola e si incolla. Mettendo i montanti dentro con il peso delle lastre, questo
questa guida non va via, ma si incolla solo al pavimento, non si incolla né sul perimetro né anche al soffitto, perché sugli intonaci non ha una buona adesione la colla di questi guidi, però sul liscio, sul parquet, sul mattonello, sulla ceramica ha una buona adesione. Il buco? Sì, il tassellare a pavimento. Poi una volta che vogliamo smontare la parete si tira su, perché dovete strapparlo, rimane un po' di adesivo attaccato, che qui non utilizzeremo perché noi fisseremo queste guide sul legno con delle semplici viti da cartongesso. Possono essere utilizzati tasselli da 6 di diametro. Tasselli, per esempio, questo tipologia di tassello, lo vedete qui, poi li guardate meglio, sono per forati, per il vuoto. Perciò cosa fa? Sì, una volta avvitato la vite mi arriccia e mi fa il nocciolo dietro al forato. Per il pieno abbiamo tasselli sempre ad avvitare o a battere. Vedete la differenza? Avvite tra tassello per il vuoto e tassello per il pieno, sono due tasselli diversi, vi do come tipologia. Però per il pieno generalmente cosa fanno i posatori? Usano questo tassello qui, sempre foro da 6, vengono infilati e poi con il martello viene battuto nel foro. È molto più veloce piuttosto usare la vite, diciamo le viti per il fissaggio di quest'altro tipologia. Per i controsoffitti invece il tassello da 6, come diceva prima l'ingegnere, diciamo, è bene non usarlo. E allora a quel punto abbiamo i tasselli da 8, tasselli metallici. Dove li usiamo i tasselli metallici? In quale caso? Antincendio. Tassello in plastica, perciò si fa il foro e poi si avvita su. Oppure abbiamo tasselli sempre da 8 con la vite per il pendinaggio. Perciò ok, il 6 per le strutture normali. Comunque è bene, quando si danno indicazioni in funzione del montaggio dei sistemi, non dare troppe indicazioni sui sistemi di fissaggio, perché giustamente il sistema di fissaggio deve essere adatto al supporto su cui si va a fissare, cioè nel senso non prendetevi la responsabilità di dire mi hanno detto che andavano bene i tasselli da 6, assolutamente no, cioè ogni supporto murale deve poter garantire la sospensione del soffitto, la tenuta della guida a terra, per cui poi deve essere compito del posatore poter cercare di capire quali sono, questi sono esempi di tasselli utilizzati. Però negli ultimi tempi c'è pure addirittura una forma di divieto di utilizzare i tasselli in plastica a trazione diretta su cemento, perché il cemento in qualche modo pare che aggredisca queste plastiche, non sono più nylon, per cui tende a polimerizzarle e poi la vite viene via. Per cui insomma che dovrebbe essere tra virgolette una forma di cura da parte del posatore cercare i tasselli adatti in funzione del sostegno su cui fissare i tasselli. Giustamente il professionista deve sapere che se un tassello regge 80 kg su cemento e tu hai il supporto di cemento, utilizzi quello, cioè non vai a utilizzare, perché purtroppo quello che vediamo noi in giro è che alcuni posatori hanno dentro la cassetta dei ferri un tipo di tassello che utilizzano per tutto. Sì. Però per cui il posatore è bravo, è quello che garantisce il corretto utilizzo di tasselli per tipologie di lavoro che deve seguire. Quello che noi possiamo dire invece è l'interasse dei tasselli. Esatto, quello viene comunque indicato da parte delle, diciamo, della scheda tecnica. Diciamo come ho messo qui nella tavola, perché l'ho messo qui? Perché il mio primo tassello lo metto a circa una decina di centimetri per fare in modo che non mi coincide sulla vite. Allora anche qui lo metterò su questo punto. Qui magari su 80 centimetri ne passano anche due, su un metro magari metteremo tre. Non è che se ne mettiamo uno in più fa male. Non andiamo dai 70-80 massimo come distanza di fissaggio delle nostre strutture, sia a pavimento che a soffitto e anche sui laterali.